Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo contenuto multimediale. Oggi ragazzi siamo su Horrorific Housing e c'è anche Gabriele03F con Buongiorno. noi. Con una cesta in testa. Sì, sei molto 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 sexy. Cosa? Sexy. Sì, bravo. Certo. Credo. L'importante è crederci. E comunque oggi ragazzi siamo tornati su Horrorific Housing. È un gioco bello. È un gioco molto bello. Sabato, questo sabato non abbiamo fatto la live su Twitch, ma dal prossimo sabato, ragazzi, vedrete pure le live su Twitch. Bello. Sul canale. Sì. Che poi Gabriele è molto felice, vero? Ma poi anche per un'altra cosa che volevo, ho detto prima a papà, ma voi non la sapete. In pratica, chi è unito al server Discord, giusto per sponsorizzarlo, può anche avere dei tipo dei privilegi. Stando sia su Twitch che nel server Discord, può avere dei privilegi su Discord, tipo dei premi in ruoli. È molto carino, è una cosa, un'integrazione di Twitch per Discord, quindi è molto bello. Linea. E comunque volevo dirvi anche una cosa: in live noi faremo una cosa esclusiva che su YouTube, di questa cosa esclusiva non usciranno i video. Cioè la vanilla in live. Faremo una vanilla su Minecraft. Bello. Che verrà fatta in live. La maggior parte delle cose vengono fatte in live. Poi ci sono alcune cose che si fanno off camera e poi magari alcune cose che si faranno pure nei video. Tipo, non lo so, andare alla ricerca dei diamanti, magari lo facciamo in un video. Però tipo sconfiggere l'Ender Dragon in una live, naturalmente. E quindi, ma potrebbe entrare anche i ragazzi a casa. Certo, basta server. Che tanto facciamo così. Dato che si può, mettiamo in chat, stavo per cadere male. In chat mettiamo di Discord, di Twitch. Magari a volte ci mettiamo a spammare il server di Minecraft. Ma te capi, sei morto? Sì. Come sei morto, scusami? Vabbè, non lo voglio cadendo sapere. Mentre saltavo. Vabbè, nulla, l'ho saputo. E quindi, insomma, succederà questo, vi spammeremo il link e così voi potrete mettere il link e potrete entrare pure voi nel server Minecraft. Una cosa molto bella. E potete partecipare anche voi, ci saranno dei tipo delle fazioni dove si dovrà magari anche potrebbero partire benissimo delle guerre e quindi insomma Gabri è molto felice di tutto ciò. Anche una cosa. Vai, di pure, di pure. Che volevo dire che per chi è come me, che ovviamente non ha i soldini per comprarsi Minecraft, allora potremmo fare magari anche un video. C'è un metodo molto funzionante che ho usato io e pure De Lions e altre persone, di cui adesso non specifico il nome, per averlo gratis in due passaggi. In pratica è facilissimo, così che almeno chi non ce l'ha ci può entrare benissimo senza pagare un soldo. Quindi questo, insomma. Sì, e in più volevo anche dirvi una cosa, che per chi vorrà entrarci non soltanto nelle live e vuole sapere comunque il coso, il come si dice, il nome del server, l'ID del server, dovrete entrare nel nostro server Discord, che lì lo diremo anche lì, naturalmente. E tanto per sponsorizzare il nostro server Discord ci sono anche molte cose esclusive tipo il giornale, tipo Leonardo, che non c'è più nei video, che non ma si c'è possono nel sapere server su Discord. YouTube. Bravo. E poi cioè, ci sono pure annunci, magari i bot. In più, per sponsorizzarlo ancora di più, a parte se c'è ragione i bot, che sono molto divertenti per giocare, cioè ci gioco sempre ogni giorno, ma in più da poco tempo il signor Davide, che ringraziamo ora, ha dato un potenziamento al server Discord, che un potenziamento quel in pratica dà dei privilegi in più. Per esempio, che quando si parla si sentono meglio le persone, poi che ci sono degli sfondi inviti per il server, un'icona del server animata, così è tutto più bello, quindi sponsorizza ancora di più. Io a parte io sto per morire, però vi dico ragazzi che il server Minecraft sarà un server snapshot,
E direte, sì, vabbè, ci sono un po' di bug nel server Snapshot, no, Snapshot. Vabbè, mi sono sbagliato, sì. Comunque, ci sono un po' di bug, però comunque almeno potremo anche provare magari le nuove funzionalità di Minecraft che usciranno nella 1.17. E quindi, insomma, non vedo l'ora che... sarà che un inizieremo... divertimento. Sì, infatti, sarà molto divertente, secondo me. Bene, ci rivediamo dopo comunque, ragazzi. Ecco, ti pareva che venivo riempito di pubblicità già dall'inizio? Mamma mia, è fastidio. Che bello. Pubblicità. Cos'è successo? Perché mi è arrivata una bomba in casa? Ma perché una bomba in casa? Stanno poi bombardando, aiuto. Chiamate poi qualcuno. Un tizio. Dove sei? Te sei vivo, Gabri, vero? Sì, a me ne è caduto uno dal cielo in casa. Le Beh, magie mi fa molto piacere. Comunque, del mondo. Mentre Un regalino, siamo... cioè... Mentre stiamo registrando questo video, lo stiamo registrando a un orario molto bello questo video. Sono tipo le 10 di sera di domenica. E quindi se magari a volte sentite tipo... No, non ci credo, no, tua sorella bella, però non è possibile, sono caduto. Beh, la domenica è il giorno di riposo, si può dire, chiaramente, certo. Ai ragazzi a casa. E quindi, insomma, a volte se ci sentite un pochino stanchi a parlare, magari è per questo, perché domenica sera... Sai, poi oggi non è nemmeno stata una di quelle giornate super belle, anche perché ho perso tutta la roba che avevo su una vanilla di Minecraft. E ci sono... Io ho la gola che mi è partita un pochino, però vabbè. Perfetto. Ora magari senza far cadere. Vabbè, ecco appunto. Ci rivediamo dopo, ragazzi, che tanto il parkour è brutto. Ok, ragazzi, rieccoci qua nel brand. Tra l'altro avete notato che io ho un omino di Among Us dietro che mi segue. A me mi hanno dato una pozione là, consumo. E vabbè, sono vero. Guarda, come salto in adesso. Bene. Ho una pistola. No, cioè, allora, stai fermino, Non è vero, è un Sugar Rush. Bello. Ma c'è uno che c'ha l'insegna del McDonald's? Ma vendi panini questo? Sarebbe molto bello. Ho anche fame. Ma io salto tipo come Leonardo, piccolo. Quant'è che non veniva il meme di Leonardo da piccolo? Vero. Ma devo dire, ragazzi, perché Leonardo non siete da un sacco di tempo, cioè, ma nemmeno noi in generale ci no, vedevamo in da realtà tanto tempo. A volte mi scrive Leonardo, quindi no, a me per la prima volta mi ha riscritto ieri e sono molto felice. Sono morto felice? Cosa? No, sono molto ah, molto, felice. Ho capito, sono morto felice. No, allora no. Ragazzi, vi dico, con questo bel primo piano del signor Pep, vi dico che stanno. In pratica, se Leonardo ci sta sentendo in questo momento, sono Thanos in tutto ciò. Se Leonardo in questo momento ci sta sentendo, dacci un segno, cioè non ti vediamo dal 2006, commenti. Non ti vediamo. Dacci un segno. Cioè, perché sennò insomma non è aspettiamo. Divertente. No, però la vostra mamma è bella, se mi punta. Però papà, gli spariamo. No, sta almeno stai. No, non vale, c'è una pietra gemma dell'infinito. Quante erano le gemme dell'infinito? Non me lo ricordo più. 50. 5. Erano 5. 4. 56. Ragazzi, state per morire, io ve lo dico. Ma perché non me lo fa prendere? Levati! Vabbè, prendo prima l'altra. C'è Pep. Fammi entrare in casa, Pep. Pep ce la farà. Levati! No, Gabi, fai schifo, Gabi. Hello. Sì, sono vivo. Sì, ce la faccio. Morite tutti. No, cosa? No, non fa. Perché non me lo fa prendere? No, il programma non funziona. Chiamate la regia. No, non è valido. Adesso chiamo la polizia. Ci arrestare tutti i bambini d'Italia. No, non vale così, io ve lo dico. Cioè, vabbè. super invalido così. Cioè, guardalo. Super. No, ho detto una cosa brutta, aspetta. Super non valoso. Fammela prendere sta schifo di gemma. Vabbè, io salto, continuo a saltare. Non voglio morire così. Hai poca vita, È da bambini ciccioni, tipo Leonardo. No, nel senso. È da bambini brutti morire così. Dai. Ma guarda come schifo colpi. Guarda, non mi riuscite a prendere. Ah, noob. Perché non me la fa prendere? Vabbè, adesso tanto vi succederanno tantissime altre cose. Voglio vedere. Adesso cominciano a succedere delle cose. Perché io sono potente a differenza. Ma c'è una gru in casa. Sì, è bella quella. Era più bella se si poteva salire sopra. Però no. È vero, però.
Ma tipo Thanos non poteva uccidere le persone un tempo. Tempo. Cos'è? No, no! Ho un coso che mi permette di teletrasportarmi in giro. Bello. Tipo, mettiti vicino Gabri, mettiti tipo lì vicino alla casa con gli scacchi. Lì lo vedi, c'è una casa gialla con gli scacchi. Non quella, gialla, va bene. Vai. Vai quella casa mia. Con gli scacchi, poi io faccio così. Gabriele 03FB e mi teletrasporto da te. Bello. È molto bella questa cosa. Nuovo, dov'è l'uovo? Uovo di Pasqua. Anche l'uovo. Sta lagando la mamma. Bello. Okay. Perfetto, io sono vivo. Sono più vivo di Leonardo in pigiama. No, però se mi attacchi sei, cioè, antipatico. Aiutatemi. Salite qua sopra, ragazzi. Sono un Thanos buono io in realtà. No, c'è l'acqua. Io sono un Thanos buono. Ti immagini tipo questo coso mi permetteva di teletrasportare tipo te da un'altra parte? Ti teletrasportavo dai bambini. Cioè io ci hanno ghiacciati veramente. In pratica. Sì, ci hanno ghiacciati. Siamo allora, chi è che ha il jetpack? Ok, non ce l'ho io, perfetto. Ah, ce l'ho io, che bello. Ah, lol, good job. Io spero di vincere almeno sto round. Aiuto. Ma siamo solo noi? Ecco, battaglia a palla di neve. Perfetto. Siamo in 4. No. Io mi tippo via, io mi tippo da giallo Maxima. Mi sto tippando. Lol. No, non mi fa più tippare. Ah no, ecco, ora mi fa ritippare. Mi tippo da Gabriele 03FB. Ciao Gabriele. No, fermo. No, io non ti faccio del male, cosa credi? Sicuro? Sì, sicuro. Ma io avrei paura. Non ti voglio fare del male, sono tanto lontano. Guarda come sono bello. Beh, io già faccio gameplay qua al computer. Beh, io, ciao, mi teletrasporto da un'altra parte. Bello. Bene, sono ancora vivo, l'importante è questo. Qualcuno. Qualcuno farà qualcosa. È rimasto che non... 4. Mamma mia, c'è uno con la spada in diamante. Attento, è stato scoperto un delicato alveare. Attenzione all'alveare, che sennò ti arrivano le api. Cosa fai, scusami? Un posto. Ciao giallo Maxima. Allora tua sorella è andata bella, eh. Io mi teletrasporto da Gabriele 03. Cioè, grazie Gabriele, comunque. Prego. Mi teletrasporto da Sinix. E allora sono tutti qui. Non è possibile, no. Però. Ma anche io mi posso teletrasportare, mi sa. Bene, hai un orologino, tipo teletrasportati da me quando te lo dico io. Teletrasportati da me ora. No, te mi fai buttare di sotto da. No, non lo farei mai. Oh no, ma c'è la tempesta. Ma io non entro in casa, no, c'entro in casa, sì, però prendo tipo tutta la casa. Sono grasso, basso e largo e alto. C'è il terremoto? Che cosa? Ma chi è che si tippi da me? Tip cheat Minecraft. Sono appena tippato. Buongiorno. Ho usato i cheat. Non si posso... siamo arrivati in 3. Io voglio vincere. Vabbè, si allaga in continuazione, però. Gabri, vieni. Bravo. Attento che questo qua mi vuole uccidere. Tippi paperinica. Io mi tippo da Gabri. Mi sono tippato. Nulla, ti ammazzo. Non posso ucciderlo, non ho armi. Vabbè. Ammazzo, no. Non avevo armi, non potevo fare niente. Devi vendicare. Certo, se magari mi danno un'arma ti vendicherei molto volentieri. Però le armi non me le danno. Comunque ragazzi, oggi ho vinto. Si è buttato lui, ragazzi, oggi alle 6 uscirà anche un video su Hello. No, non è vero. Oggi doveva uscire un video di cosa? Aspetta, fammi ricordare. Di bambini. Un video di coso. Del quartiere di Roblox. E quindi, ragazzi, adesso ci possiamo salutare benissimo qui. Da Paperonic 08 e Gabriele 03F è tutto. Bellissimo. Quell'altro brutto e antipatico che non li vuole bene. Scherzo. È tutto. Esplodi. Ciao. E linea allo studio. Certo, ci vediamo alle 6 con il video del quartiere di Roblox.